È un segnale importante di riconoscimento di persone che si spendono, mettono a rischio la propria incolumità per soccorrere altre persone. È successo ultimamente nelle zone del terremoto, abbiamo visto il grande lavoro che è stato fatto anche nell'occasione della tragedia di Rigopiano, dove la Liguria c'era. C'è da rimettere mano a tutto il nostro impianto di sicurezza, c'è da rimettere mano al sistema di protezione civile che è stato massacrato dal governo Monti. C'è un grandissimo lavoro da fare, visto le inefficienze che continuano ancora nelle zone più martoriate del nostro centro Italia. Certamente la protezione civile così com'è non funziona, come non funzionano molti altri settori della sicurezza del nostro paese, e dietro le facce di queste persone che invece ci dedicano la vita e si spendono con grande abnegazione, la politica deve cominciare a prendersi le sue responsabilità. La novità è che nella nuova convenzione avremo anche l'accordo con la Guardia Costiera per poter fare i salvataggi in mare e anche nei momenti, dei periodi notturni. Quindi direi una regione Liguria per l'accoglienza, una regione per l'ospitalità e per mettere in sicurezza le persone che amano anche venire, perché no, a trascorrere dei periodi di ferie nel nostro territorio e che devono comunque avere la garanzia del soccorso. Per noi è assolutamente fondamentale la convenzione con Regione Liguria, perché ci permette di operare meglio, con migliori mezzi e in maniera più performante per tutta la regione. È importantissima anche la convenzione che è stata fatta con il nucleo elicotteri di Luni della Capitaneria di Porto, perché ci permette di andare a sicuramente coprire tutta quella fascia notturna di soccorsi che prima erano invece scoperti con l'elisoccorso. Quindi è sicuramente importante sia per noi come ente di soccorso, sia per tutta la popolazione, perché potrà usufruire di un'ulteriore risorsa per il bene comune.